Allora, signora Lecci, siamo qui per sapere il suo parere, visto che lei che ha diciamo, è il padrone del bar più grosso del territorio grevinese. Lei è già, come si dice, ha già dovuto subire la chiusura del primo lockdown, come tutti noi, diciamo. Che problemi... Va bene, sappiamo tutti, grandi problemi grossi, piccoli, un po' più piccoli, ma sempre problemi sono, perché non è, avendo, il nostro lavoro è un avere e un dare, un incasso e un'uscita. Ma in Certo. questo periodo sono di più quelli che si escono che quelli che... Voi avete ricevuto degli aiuti da parte del No, no, governo? no, Alessio non ha mai ricevuto aiuti da nessuno. Da nessuno. I Bene. suoi dipendenti? I dipendenti, adesso noi abbiamo ridimensionato gli orari di lavoro Sì. e prendono pure, quando sarà, prenderanno la cassa integrazione. Cassa integrazione, perché lei ha dovuto dimezzare gli Dimezzare orari? perché chiudendo alle 18, Sì, bene, e certo. allora Dovuto dimezzare anche gli orari di lavoro. abbiamo dimezzato anche gli orari di Ho lavoro. capito. Come mai non fa l'asporto Ma dopo? perché non, l'asporto non è che ci sia questa affluenza, perché qua le spese sono enormi. Non le conviene. Bene, non conviene, meglio chiudere, Ho basta. capito. È in previsione di forse molto probabile un Ma lockdown speriamo imminente? bene, non lo sappiamo come andrà a finire, non lo sappiamo. Speriamo bene. Prego, Grazie. prego. Grazie, grazie.